Considerato come il vero erede di Michelangelo e come colui che ha provocato nella scultura una rivoluzione pari a quella dell'impressionismo in pittura, Auguste Rodin nacque a Parigi il 12 novembre 1840 in una famiglia di umili origini. Il suo talento artistico si manifestò sin dai primi anni e dopo aver frequentato i corsi della piccola scuola di disegno venne rifiutato per 3 volte come alunno presso la scuola di belle arti, ma il giovane persistette nel voler seguire la sua ispirazione. Partì nel 1875 per l'Italia, dove, a Firenze, ebbe modo di approfondire lo studio delle opere di Donatello e soprattutto di Michelangelo, che, come disse Rodin in seguito, fu colui che lo liberò dalla scultura accademica. Lavorò nello stesso anno all'età del bronzo, ispirandosi allo schiavo morente di Michelangelo, statua che attirò su di lui l'attenzione del pubblico e persino l'accusa di non aver scolpito, ma di aver fatto un calco di un modello vivo. 5 anni più tardi, nel 1880, gli venne commissionata la porta bronzea per il nuovo Museo des Arts Décoratifs. L'artista vi lavorò per 40 anni, anche se tuttavia rimase incompiuta, nel tentativo di realizzare un'importante allegoria della dannazione dell'inferno dantesco, dal quale Rodin era rimasto affascinato. La Porta dell'Inferno avrebbe dovuto essere un'opera di ispirazione tutta italiana. In un insieme caotico e romantico di figure, Rodin trovò infatti chiara ispirazione nel Giudizio Universale di Michelangelo e nella stessa Porta del Battistero di Firenze di Ghiberti. La conoscenza dell'opera di Baudelaire, Fiori del Male, portò poi lo scultore a ripensare la sua porta, adattandola all'opera simbolista del maestro francese. I dannati rappresentati si trasformarono perciò in cupe e struggenti rappresentazioni dei tormenti umani. Ai numerosi busti e ritratti di acuta penetrazione psicologica, Rodin seppe imprimere l'idea del movimento, forzando i contrasti tra pieni e vuoti, con effetti di dinamismo e vitalità. La luce influisce in modo diverso rispetto al materiale utilizzato. Nel caso della fusione in bronzo, i modellati delle figure umane acquistano maggiore volume con profondi chiaroscuri. In quelle realizzate in gesso, invece, le ombre create dalle figure in movimento sono molto chiare e la superficie pare essere meno profonda. Molte delle sculture più famose di Rodin furono impostate come soggetti per quest'opera monumentale e divennero poi sculture autonome. È il caso del Bacio, nato per raccontare la vicenda di Paolo e Francesca, i due amanti dannati della Divina Commedia. Nel 1886 il Bacio fu considerato troppo paradisiaco e la tematica della passione così rappresentata si integrava poco con la drammaticità della porta. Rodin quindi lo eliminò dal progetto, inserendo ugualmente un bassorilievo di Paolo e Francesca nella porta e lo espose come scultura isolata che ebbe subito successo. Il Bacio di Rodin fece scalpore nella Francia di fine Ottocento perché era la prima volta che un artista si allontanava dallo stile levigato e immobile del neoclassicismo a quello Rodin preferiva invece la tecnica del non finito, nonché l'arte di Michelangelo. Non solo trovò successo come elemento della Porta dell'Inferno, ma fu come scultura autonoma che si guadagnò il posto di più celebre opera di Rodin. È il pensatore, icona dell'immaginario collettivo dell'attività intellettuale. Si tratta di un'opera in bronzo realizzata in quasi 22 anni che rappresenta un uomo seduto intento a meditare. Secondo il progetto originario, la statua dell'uomo pensieroso avrebbe dovuto chiamarsi il poeta. Nel contesto rappresentato, infatti, il pensatore avrebbe dovuto raffigurare lo stesso Dante Alighieri davanti alle porte dell'inferno, mentre volge lo sguardo verso gli inferi e guarda i dannati seduto su una roccia. Però il progetto non andò in porto, così la figura assunse una nuova immagine carica di un significato simbolico e si trasformò in un pensatore moderno, dove il pensiero dell'uomo è visto anche come sforzo muscolare, che esprime la tensione di tutto il corpo scaricata sul capo. La nudità del protagonista richiama le figure eroiche tipiche di Michelangelo, in particolare il pensieroso, scolpito sulla tomba di Lorenzo de' Medici, duca di Urbino. Altre opere provengono dai bozzetti per la porta, specialmente in seguito al rapporto che nacque tra lo scultore e la sua allieva, Camille Claudel, per lui continua fonte di ispirazione e talvolta modella, come nella Danaide poi riprodotta in marmo. Il legame con lei infatti gli suggerì anche l'Eterna Primavera, un'altra opera ricca di carica erotica, e il Fuggitamor, un gruppo scultoreo che mette in scena il momento dell'abbandono dell'amore proibito di una coppia di amanti come loro. Nel decennio tra il 1885 e il 1895 realizza il monumento I Bourgeois de Calais, scultura in bronzo che ricorda il non finito con forti linee esteriori dove lo stato d'animo è rivelato dalla mobilità dei muscoli e dalla gestualità espressiva delle figure. Negli stessi anni omaggiò altri scrittori oltre Dante, realizzando il Victor Hugo e il Balzac.
Il primo trovò continue resistenze alle numerose idee che Rodin presentò, perché non conformi ai canoni del tempo. Il secondo è un esempio della transizione tra lo stile romantico e una sensibilità moderna per le impressioni, presentando l'uomo come un blocco unico e informe, in cui solo il volto fiero appare definito e riconoscibile. Non riproduce l'aspetto fisico dello scrittore, ma la sua presenza morale, e per questo fu oggetto di numerosissime critiche. Nell'ultima fase si dedicò a quella che venne poi definita la sua ossessione per le mani. Quando scolpì in marmo la mano di Dio, Rodin mise le forme levigate e perfette di Adamo ed Eva in contrasto con il resto del marmo rugoso che rappresentava la materia primordiale. Simbolicamente la mano di Dio crea i primi esseri umani, come quella dello scultore modella la materia per far nascere i propri personaggi. Anche nella cattedrale Rodin scolpì due grandi mani che si sfiorano con una forma che ricorda proprio le arcate delle cattedrali. Rodin morì a Meudon nel 1917.